Nella prestigiosa location del Palazzo d'Avalos a Vasto, in occasione del Giro d'Italia che percorrerà la tappa Vasto-L'Aquila, la tavola rotonda dal titolo L'Abruzzo che pedala, gli eventi ciclistici come leva turistica di un territorio. Sempre più spesso bicicletta vuol dire grandi eventi, capaci di attrarre turisti appassionati delle due ruote, con effetti visibili sulle singole destinazioni. Ma come organizzare un'offerta competitiva? Ce ne parla Lido Legnini, presidente vicario della Camera di Commercio Chieti Pescara. Sì, oggi mettiamo insieme esperti di ciclismo sportivo, di cicloturismo, sia regionali che alcuni personaggi anche a livello nazionale. Ovviamente l'occasione del Giro d'Italia, cioè di un grande evento che può lanciare questo territorio anche dal punto di vista turistico, probabilmente già l'ha fatto in passato, lo può fare ancora di più per il futuro. Soprattutto in vista dell'inaugurazione della pista ciclabile della Costa dei Trabocchi, che tutti quanti aspettiamo con ansia e su cui gli operatori economici devono ancora riflettere, devono ancora organizzarsi maggiormente per lanciare questa destinazione e per essere ospitali rispetto a questa tipologia di turisti. Ci puntiamo da tanti anni, negli ultimi 3 anni c'è stato questo progetto specifico su cui abbiamo riversato diverse risorse, però abbiamo fatto una scelta ben specifica, cioè quella di puntare su questa destinazione, di non magari mettere insieme altre 1000 iniziative che poi producono poco, ma di puntare su questo, e su questo continueremo sicuramente fino all'inaugurazione della pista. Concludere, lei lo ha detto prima, è un importante obiettivo anche per quelli che sono gli operatori economici, anche questo è l'obiettivo della Camera di Commercio. Sì, noi su questo stiamo già lavorando e continueremo a lavorare. Abbiamo pubblicato un bando a favore delle strutture ricettive per dotarsi di strumenti o comunque di qualsiasi tipologia, come dire, di organizzativa rispetto all'ospitalità, appunto, sia dei ciclisti sportivi che dei cicloturisti. Oggi presentiamo una bellissima guida sul cicloturismo delle province di Chieti e di Pescara e tante altre iniziative che stiamo mettendo su in campo proprio a favore degli operatori economici o gli operatori turistici, perché ovviamente quelli sono i nostri interlocutori principali. Al convegno presente anche l'assessore al turismo Mauro Febo, che ha spiegato l'importanza della Via Verde anche per il turismo e a che punto sono i lavori. Ma è importante perché, insomma, l'Abruzzo è una regione fortemente industrializzata e deve continuare a esserlo. Però non può essere solo industrializzata, c'è bisogno di qualche altra cosa, abbiamo un'agricoltura che sicuramente è fiorente, abbiamo un turismo che magari integrato anche con l'agricoltura, magari integrato anche con la cultura, può dare delle risposte importanti. Noi su questo ci crediamo, abbiamo una serie di iniziative già in essere che purtroppo sono state per troppo tempo lasciate ferme, dobbiamo recuperare il tempo perduto e accelerare un processo che ci può portare a mettere a sistema tutta una serie di iniziative, a cominciare da quello che oggi è un richiamo per tanti. Oggi le due ruote sono un qualcosa di importante e noi abbiamo una costa meravigliosa su cui c'è un progetto iniziato da tanto tempo che dobbiamo mettere in gioco, e insomma su questo stiamo lavorando in maniera molto pressante. Due tappe in Abruzzo e tanti vedranno questa magnifica regione. Allora le faccio una domanda: a che punto sono i lavori? Guardi, intanto il Giro d'Italia sembra una bella vetrina, ecco perché come regione ci si è sempre scommessi, si è sempre avuto un'attenzione, d'altronde non lo fa solo l'Abruzzo, lo fanno tutti perché sanno quant'è l'importanza di avere la possibilità di far visitare una propria regione dai ciclisti, ma soprattutto dalle belle immagini che poi la RAI riesce a trasmettere. Per quanto riguarda la pista, i lavori, insomma,
abbiamo alcune criticità che dobbiamo affrontare. Con i comuni ci stiamo lavorando, abbiamo messo in campo altre risorse finanziarie e economiche, stiamo chiedendo di accelerare. Peraltro abbiamo la possibilità di trovare anche altre risorse per mezzo di un accordo che riguarda le regioni che stanno lavorando su una pista che non riguarda solo l'Abruzzo. L'Abruzzo sono 131 chilometri, la parte della provincia di Chieti sono 41 chilometri, ma c'è una pista importante che si sta realizzando dal Veneto alla Puglia, anche quello sono altre risorse che ci verranno date. Sto lavorando su un progetto europeo di cui l'Abruzzo si vuole fare capofila, e quindi insomma, le criticità che ci sono le vogliamo affrontare e risolvere. Abbiamo necessità di rendere ciclabile non solo i 41 km della costa dei Trabocchi, ma anche dell'intero tracciato da Martinsicuro a San Salvo, che credo faremo l'interesse dell'intera Abruzzo. Hanno preso parte anche alla tavola rotonda due prestigiosi nomi del ciclismo italiano. Maurizio Formichetti, abruzzese, appassionato di sport e soprattutto di ciclismo, portavoce abruzzese per le manifestazioni Giro d'Italia e Tirreno Adriatico. Sì, al di là dell'arricchimento proprio della tappa, io mi auguro che questo convegno, come se ne devono fare altri, diano sostanza al cicloturismo e alla ciclosostenibilità di questa regione. Noi abbiamo tutto per avere un futuro turistico sul ciclismo, e mi auguro che questa futura pista ciclabile, che dovrà collegare praticamente quasi tutta Italia, ma in particolar modo da Pescara fin qui a San Salvo, abbia un seguito e ci sia un futuro certo. Visto che il Giro d'Italia comunque è presente ormai da tanti anni in Abruzzo, e quindi tanti scopriranno questa regione, questa terra, e c'è bisogno appunto di questa struttura per mettere in sicurezza anche le passeggiate dei ciclisti. Sì, guarda, come dicevo prima un vostro collega, io dal 2006 che mi occupo di collaborazione con l'RCS ho portato tante volte il Giro d'Italia e la Tirreno Adriatico in Abruzzo. L'unica cosa che mi dispiace è che molte località che hanno investito all'epoca sul Giro d'Italia sulla Tirreno poi non hanno dato seguito a questo investimento, nel senso che è rimasta una manifestazione giornaliera e non c'è stato uno sviluppo turistico. Il ciclismo in particolare, al di là del calcio e della pallacanestro che si giocano in luoghi ristretti, palazzetto o stadio, dà una visione bellissima e globale di quello che può essere l'Abruzzo. In un convegno dove sono stato ospite la settimana scorsa ho detto ai rappresentanti di questa regione che noi non abbiamo nulla da invidiare alle altre regioni d'Italia, abbiamo mare, montagne, colline e tutto il resto, bisogna solo promuovere e sviluppare. Il secondo, Giancarlo Broci, giornalista, scrittore ed organizzatore di eventi sportivi, fondatore dell'Eroica, diventata la principale manifestazione di ciclismo d'epoca in Italia. Due grandi passioni, una per il ciclismo com'era, quindi per il ciclismo dei tempi della grande letteratura che narrava le gesta dei ciclisti, l'altra l'amore per il mio territorio, perché quella di pensare all'idea Parco Ciclistico del Chianti, che poi fu l'idea iniziale, è stata l'idea quindi di pensare a un territorio che era straordinariamente adatto di per sé per andarci in bici. Quindi questo è quello che mi ha mosso, diciamo, sia la passione per il ciclismo che la passione per un ambiente straordinario e per la sua conservazione. Noi la prossima edizione, quindi la prima domenica d'ottobre prossima, faremo 8.000 e siamo già a numero chiuso, cioè abbiamo chiuso le prime iscrizioni il 19 gennaio, le abbiamo chiuse in 23 minuti ed è un grande successo mondiale, soprattutto perché appunto vengono da tutti i continenti per partecipare ad una manifestazione che non è una corsa, che è un grande ritrovo, ma che è un grande messaggio del recupero dello sport fatto per sport. Ecco, noi possiamo dire di aver restituito il ciclismo alla gente con quest'idea, cioè il modo di rivivere i tempi in cui davvero c'era una grande passione popolare attorno ai campioni. I campioni erano riconoscibili tutto l'anno e il ciclismo era davvero la chanson de geste dei campioni popolari.
L'ente Camera di Commercio di Chieti Pescara è impegnato in ulteriori iniziative, tra cui la guida sui percorsi cicloturistici nelle province di Chieti e di Pescara, con il supporto del gruppo editoriale Trekking.it. Sì, sono 15 itinerari reali, quindi 15 percorsi realmente percorribili al momento nelle province di Pescara e Chieti, non solo sulla costa dei Trabocchi, che comunque rimane uno dei punti fondamentali di questa guida ed uno dei prodotti principali da continuare a presentare e da promuovere. Quindi 15 itinerari che vanno un po' alla scoperta del territorio del pescarese, del territorio del chietino, coniugando la bicicletta, che sia bici da corsa, quindi su asfalto, oppure un misto, quindi una bici gravel o mountain bike, prediligendo pertanto dei percorsi sterrati, che vanno per l'appunto a coniugare il territorio, l'enogastronomia, la cultura e la storia del territorio che viene attraversato in bicicletta. E questo servirà allo sviluppo anche del turismo? Assolutamente sì, sono per l'appunto percorsi che sono già fruibili e sui quali già si cominciano a vedere i primi turisti, nonché un'idea di percorso per stimolare ulteriormente il cicloturismo e per dare suggerimenti di scoperta del nostro territorio.